Noi non possiamo dirci favorevoli a questa richiesta, perché fino a quando lei, Presidente del Senato, non farà chiarezza sull'ammissibilità dell'emendamento 26.0.25, che è stato messo in votazione impropriamente nella Commissione Finanze non più tardi di mezz'ora. Scusi, il tema che stiamo trattando è quello che è la richiesta della Commissione. Certo, prego. Sto dichiarando la nostra contrarietà. Fino a quando lei non si sarà espresso rispetto all'ammissibilità di quell'emendamento, un emendamento che stanzia dei 20 miliardi di euro di risorse dei cittadini italiani, ne stanzia 97 milioni come fondo di garanzia per poter far tenere un torneo di golf. Io le chiedo, questo tema cosa c'entri, cosa abbia a che fare con la tutela dei risparmiatori? È inaccettabile. Noi abbiamo ascoltato le testimonianze dei rappresentanti dei risparmiatori truffati, che hanno evidenziato ancora una volta che non sono stati assolutamente tutelati dal governo e dal Parlamento rispetto ai danni che hanno subito. Nella discussione in Commissione Finanze di questo decreto non sono stati approvati emendamenti che andavano a stabilire sanzioni penali e pecuniarie per chi ha creato questo dissesto, mi riferisco ai manager delle banche, non sono stati accolti emendamenti che andavano a rendere pubbliche a rendere pubblici gli elenchi di coloro che hanno creato questi dissesti. Parlo di grandi gruppi che hanno creato questo sistema infernale per cui delle banche stanno fallendo. A fronte di questa bocciatura, l'unico emendamento rilevante che è stato approvato per espressa volontà della maggioranza del Partito Democratico e col parere favorevole del governo è stato quello dei 97 milioni a favore di un torneo di golf. È inaccettabile, è vergognoso. Io credo che la votazione di quell'emendamento abbia allontanato ancora di più quello che è il sentimento dei cittadini rispetto a quello che avviene in questo palazzo, e la rabbia dei cittadini italiani nei nostri confronti non potrà che aumentare con l'approvazione di emendamenti come questo. C'è una distanza abissale tra le esigenze del Paese e ciò che viene fatto in quest'Aula. Io le chiediamo, noi tutti componenti del gruppo Lega Nord, le chiediamo di mettere ordine rispetto a quanto avvenuto, di dichiarare inammissibile quell'emendamento per estraneità di materia e di permettere a questo Parlamento di riprendere la dignità che dovrebbe meritare, ma che purtroppo anche in queste ore ha dimostrato di non poter ottenere da parte dei cittadini. Faccia giustizia di quello che è avvenuto, faccia rispettare i regolamenti, faccia rispettare la volontà dei cittadini italiani. Grazie. Grazie. Allora, ci sono altri interventi?